Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo con il maltempo, segnaliamo pioggia e vento forte su gran parte della Toscana, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la massima prudenza alla guida, in particolare a mezzi tenonati e caravan. Per la mobilità in Fipili, rallentamenti all'altezza di Firenze e Scandicci in direzione di Firenze. Ricordiamo inoltre i provvedimenti di mobilità in occasione della terza tappa del Giro d'Italia, in partenza questa mattina da Vinci e in arrivo ad Orbetello. Provvedimenti e chiusure alla partenza, lungo il tragitto e all'arrivo, tanto per la mobilità privata quanto per il trasporto pubblico locale. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, da quest'oggi 13 maggio scatta l'ampliamento della ZCS5 nella zona di Via Ragazzi del 99, tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!